Eh già, se state vedendo questo Xiaomi 13 Pro tra le mie mani, significa che è stato appena presentato e in realtà è anche già disponibile all'acquisto, almeno al preordine. Io ho avuto la fortuna di provarlo 24 ore prima del lancio, ora sono proprio qui ad imbarcarmi per andare a Barcellona e assistere alla presentazione ufficiale. Non è stato presentato soltanto lui, ma anche la versione Xiaomi 13 base e Xiaomi 13 Lite, con prezzi decisamente più bassi e che potrebbero essere super super interessanti, ma su quelli torniamo dopo e magari in un altro video. Voglio infatti raccontarvi brevemente la scheda tecnica e le novità che sono state introdotte, partendo da questa fotocamera firmata Leica, sensore da un pollice principale e una tele 70 mm che mi sta incuriosendo. Non pensavo di trovare una tele così performante. Ma non perdiamo tempo, vi racconto al volo le novità e sì, partendo dalla ricarica, questa ve la dico subito perché sono passato da S23 a questo Xiaomi 13 Pro 120 W ricarica in 20 minuti completa, quando col Samsung ci mettevo 1 ora e 40. Sono tornato nel presente, vabbè, dai, partiamo. Appena configurato e portato fuori, il primo impatto è stato decisamente positivo perché comunque costruzioni in ceramica, IP68, ve lo dico subito. Nella mia mano potrà sembrarvi uno smartphone non troppo grande, ma parliamo comunque di 163 mm d'altezza e comunque 210 grammi di peso. Mi sono gettato sul modulo Leica perché abbiamo 3 sensori e vi dirò, va bene così perché abbiamo la camera principale, la ultra wide e la tele che ha anche funzione macro. Questa è molto interessante da provare con le lenti, quelle liquide. Vabbè, non stiamo qui a parlare troppo di dettagli tecnici. Per quello ci sarà poi la recensione completa. Ho provato però subito la fotocamera in queste 24 e più ore. Vi faccio vedere giusto 3 foto, una wide, un ultra wide e una tele e magari pure un ritratto, dai. Risultati che per ora mi fanno ben sperare, soprattutto la camera principale e la tele e qualche modalità ritratto che può avere del potenziale. La partnership con Leica infatti non si ferma soltanto lato software, ma c'è anche un coating per le lenti particolare. Facciamo un passo indietro per parlare del display, che è un'unità da 6,7 pollici, risoluzione QHD+, seppur di base arrivi configurato in Full HD+. 1900 nits di picco, ma in una giornata nuvolosa, ma con un sole comunque abbastanza presente, in modalità automatica non è neanche arrivato al massimo. Ce l'ho dovuto portare io e in quel caso, quando lo facciamo manualmente, arriviamo massimo a 500 nits. Da provare sotto il sole, ma il potenziale c'è. Vi dico soltanto che in aereo ho apprezzato fin da subito il Dolby Vision, l'HDR10, che sono supportati già dall'inizio su applicazioni terze come Netflix, non scontato. C'è il nuovo Wi-Fi 7, ma io ho provato per ora soltanto 5G, ma già questo vi dico che è una bomba fenomenale. Ho fatto un po' di speed test eccezionali lato connettività. Lato prestazioni, non sto neanche qui a dirvelo, nuovo Snapdragon 8 di generazione 2, 12 GB di RAM in questa versione DDR5, 16 bit quad channel, espandibili virtualmente tra l'altro, e sempre in questa versione 512 GB di storage UFS 4, ma anche la 256 all'UFS 4. Insomma, provando un po' di uso social, per ora non ho avuto il minimo problema, ma anche nel montare qualche reel, ma di prestazioni poi di gaming ne parliamo bene nella recensione completa. L'interfaccia grafica è la MIUI 14, molto carina graficamente il fatto che possiamo fare le cartelle grandi con dei toggle a portata rapida e altri invece a cartella classica. Carini alcuni nuovi widget come quelli dei passi. C'è un po' di bloatware preinstallato che io ho cancellato in pianta. Batteria vi dico soltanto che è da 4820 mAh, ma è troppo poco tempo ovviamente per darvi già anche soltanto un'indicazione, considerando che i primi giorni si configura il telefono, c'è l'hype, quindi lo utilizzi allo sfinimento. Tra qualche giorno ne riparliamo. Quello che posso dirvi è che per ora non lo sto sentendo scaldare, anche in fase di configurazione e uso stress più del normale. Nell'effettuare tutte le prime configurazioni, quindi rimettere gli account, mi è capitato di scrivere molto con la tastiera e già vi dico che il feedback della vibrazione non mi sembra assolutamente male. Come non mi sembra male l'audio stereo, bello potente. Devo fare un po' di confronti, soprattutto lato qualità, perché come potenza ci siamo tra i top della categoria, da vedere la qualità. Anche i microfoni per ora non mi sembrano male, ma vanno messi sotto stress in situazioni complicate con molti rumori di fondo per vedere la cancellazione se è efficace. Mi rimane pochissimo tempo perché tra poco ho l'imbarco, ma voglio parlarvi di prezzi, perché questo 13 Pro parte da 1.399 € nella versione 12.256, ma dal 26 febbraio fino al 12 marzo, se non sbaglio, sì, vi confermo, c'è uno sconto di 100 €. E lo stesso sconto di 100 € c'è anche sulla versione Xiaomi 13 base. La versione più compattina parte da 1.099, quindi alla fine ce lo portiamo a casa a 1.000 € precisi.
Xiaomi 13 Lite invece parte da 499 euro senza sconti, versione 8 128 giga, quindi un prezzo decisamente più a fuoco per la maggior parte delle persone, e considerando che quello è il dispositivo medio che poi va in offerta a uno street price interessante, potrebbe essere quello da seguire maggiormente. Fatemi sapere però la vostra qui sotto nei commenti, lasciatemi tutte le vostre domande, dubbi, opinioni, in modo che vado a rispondervi nell'arco di questa settimana, due settimane di utilizzo, per poi andarne a parlare bene nel video completo. Scappo. Ciao ciao!